Grazie Maurizio, grazie della tua presentazione, seppure la tua presentazione ha anticipato, perché noi siamo abituati a un'Italia povera dal punto di vista di una offerta turistica con professionalità che abbiano competenze all'altezza di un mercato che è cambiato. Se io vi ripetessi una frase che talvolta sono obbligato a annunciare, qualcuno di voi potrebbe dire vabbè, ma è qualcosa di scontato. Noi non siamo più nell'economia della produzione, non siamo più nell'economia dei servizi, noi siamo nell'economia dell'esperienza. Quindi in altri termini l'approccio con il mercato, l'approccio con la domanda, l'approccio con la clientela è cambiato. Non mi basta essere a Piazza San Marco per ammirarla, contemplarla, per emozionarmi. L'approccio è cambiato, non siamo più nel turismo di destinazione, siamo nel turismo di motivazione. Ecco, questo cambio purtroppo non ha reso la consapevolezza necessaria a chi oggi ha la responsabilità di organizzare l'offerta turistica in Italia. Cioè in altri termini l'Italia può far felice tutto il mondo, ma non ne siamo all'altezza, oppure diamo troppo per scontato. Siamo un po' come quei commercianti, quei titolari dei negozi, dei bazar, che buttano lì la loro merce, poi chi deve comprare acquista. Non gli interessa cosa il mercato richiede di più in quel periodo. Eppure l'Italia ha questa capacità di riuscire a far felice tutto il mondo, perché per buona parte del mondo, per buona parte degli 8 miliardi, il viaggio in Italia è il viaggio della vita. E allora a questo punto bisogna fissarsi degli obiettivi. Non possiamo più appiattirci sulle solite proposte, sulle solite cose. Qual è l'attrattore principale in Italia? Il cibo. Il cibo è l'attrattore principale. Ma molte realtà, molti territori si sono appiattiti sulla ristorazione. Ce lo diceva il presidente dei borghi più belli d'Italia, Fiorello Primi, il quale sarà con noi domani, a mezzogiorno, in questa sala. Ci diceva, noi abbiamo i borghi più invidiati al mondo, anzi ci clonano, ci copiano, eppure però i nostri operatori si sono appiattiti sulla ristorazione e abbiamo voglia di recuperare castelli, conventi, palazzi nobiliari, realizzare nuove strutture e infrastrutture. Quello che manca nei borghi italiani, quello che manca nei centri storici, ma anche nelle città d'arte, è l'intrattenimento esperienziale. Sono le esperienze, sono le cose da fare. E qui cito Italo Calvino: vado in una città, non mi interessano le 7 o le 77 meraviglie di quella città, a me interessa la risposta che quella città dà a una mia domanda, a una mia domanda di esperienza. Quindi in altri termini, i borghi, i territori rurali, i centri storici, le città d'arte, è il momento che iniziano a distinguersi per non morire, uscire fuori quindi dall'appiattimento e convincersi una volta per tutte che la motivazione del viaggio non è più dove andremo, ma cosa andremo a fare, cosa andremo a vivere. Quindi in altri termini dobbiamo andare oltre il Colosseo,
oltre le cascate di mia casa, oltre le spiagge, oltre il posto letto. Dobbiamo riposizionare l'offerta turistica sui tematismi, dobbiamo riposizionarla sulle relazioni e sulle emozioni. Quindi possiamo dire che c'è il turismo esperienziale laddove realmente i turisti hanno la possibilità di mettere le mani in pasta, realmente i turisti hanno la possibilità di imparare a fare qualcosa e farlo davvero. Io sono fresco di un'esperienza trascorsa in questi giorni a Cetara, un borgo di pescatori siamo in costa da Amalfi, laddove gli operatori turistici hanno deciso di alzare l'asticella, di non appiattirsi più sulla colatura d'alici e sugli spaghetti con la colatura d'alici, ma hanno fatto la scelta di creare, allestire ed erogare prodotti esperienziali che hanno come palcoscenico il genus loci del territorio e hanno come valore di legame le passioni dei locali con le passioni dei turisti, dei viaggiatori. Per questo motivo allora noi potremmo dire, non vogliamo parlare di turismo esperienziale, parliamo allora di turismo delle relazioni, perché il turismo esperienziale è il turismo delle relazioni, quelle relazioni che suscitano emozioni, quelle emozioni che creano memorabilità, sia la memorabilità tangibile che la memorabilità intangibile. E da qui alla fidelizzazione, la clientela è un vero patrimonio dell'operatore turistico e quindi il marketing del passaparola. Allora il nostro obiettivo in Italia, l'obiettivo dell'ENIT in Italia è attrarre un cliente straniero di più alto livello. Quindi dobbiamo, e lo dicevo prima, imparare a creare un'offerta distintiva, distinguersi per non estinguersi. Dobbiamo imparare ad allestire prodotti innovativi, prodotti professionali che siano garantiti, validati da marchi di qualità che rassicurino l'ospite. Dobbiamo a questo punto creare palinsesti, prodotti semisartoriali, flessibili, facilmente adattabili ai diversi target. Ma la cosa più difficile che in Italia non riusciamo a fare e che dobbiamo fare è quello di mettersi in rete, mettere in rete il territorio per un'offerta turistica integrata. In sala c'è Giovanna Rosetto, che io saluto e che è una delle protagoniste della messa in rete a Sales, in Friuli Venezia Giulia, dell'offerta turistica di un borgo di appena 400 abitanti. Ecco, mettersi in rete in Italia è l'obiettivo principale, reti e competenze. Ma da dove arriva il fenomeno del turismo esperienziale? Prima dicevo, non siamo più nell'economia della produzione di servizi, siamo nell'economia dell'esperienza. E tra i pilastri concettuali del progetto Artes c'è l'economia dell'esperienza di Fainer Dillon, oltre che, come accennavo prima, l'economia civile e la teoria U di Otto Sciarra. Il bisogno del turismo esperienziale nasce da ciò che è l'ambizione di ognuno di noi, il bisogno della felicità. E il bisogno della felicità non è più soddisfatto, e dal dopoguerra in poi, con il consumismo, di questo ce ne siamo accorti, non sono più i beni materiali, non è più il denaro che crea felicità,
ma sono i bisogni relazionali e la reciprocità sono i rapporti gratuiti. Cioè, in altri termini, a cosa serve avere una disponibilità economica in più se non posso andare al cinema, se non posso relazionarmi con i miei figli, se non posso stare con gli amici? Ebbene, l'Italia ha bisogno di creare beni nazionali, e questo è facile perché l'Italia ha la capacità di creare opportunità di relazioni, e la felicità viene proprio dalle relazioni gratuite di reciprocità. Cioè, in altri termini, in modo sintetico, serve un ecosistema capace di produrre beni relazionali. Siamo in Italia, siamo empatici, abbiamo un sorriso spontaneo, abbiamo una bellissima capacità di accoglienza, di familiarità, quindi abbiamo tutti i presupposti perché questo possa accadere. In altri termini, è proprio la vocazione dell'Italia. Cioè, dobbiamo imparare ad essere italiani. Detto questo, allora, ma tutti parlano di esperienze. Ho fatto cicloturismo, è un'esperienza. Pescaturismo è un'esperienza. Cooking class è un'esperienza. No, falso. Sono delle bellissime attività. Fare cicloturismo, oppure per me che faccio trekking, cammini, o per altri che si dilettano a fare cooking class, sono delle bellissime attività, sono delle esperienze. Le esperienze, professore, si svolgono solo lì, solo in quel luogo, non altrove. È solo a Cetara che io trovo la colatura di Alici, è solo a Sauris che partecipo a un carnevale tipico e millenario. Solo lì il turismo esperienziale può svolgersi e dare vita a grandi opportunità. Ecco, allora, la professione dell'operatore di turismo esperienziale, qual è? Chi è l'operatore di turismo esperienziale? In parte è stato già anticipato da Maurizio Testa e l'ho già detto tra le righe prima. È un professionista specializzato in questo nuovo approccio. Perché? Perché sa creare, allestire ed erogare un prodotto attorno alle proprie passioni. Io ho la passione dei dolci tipici campani, posso allestire un prodotto esperienziale su questa passione. Quindi, a questo punto, l'OTE sa creare, organizzare ed erogare il prodotto attorno alle proprie passioni fino alla complessità dello storytelling. È un'evoluzione dallo storytelling allo storyboard allo storytelling, cioè a storie da vivere insieme, laddove il cliente, il viaggiatore, il turista diventa un local, un locale tra i locali, un protagonista e gli altri. I locali non sono mischieranti, i locali sono il falegname del posto, il cuoco, il campanaro, il prete, la guida turistica, la guida escursionistica, ma sono coloro i quali nella quotidianità fanno vivere quella comunità e ti consentono di vivere un brano di vita della tua vita con loro, di vivere un brano della loro vita. Quali sono i prerequisiti per diventare un buon ospite? Lo dicerà: una buona empatia, un sorriso schietto, sincero, il saper mettere insieme le persone, l'avere una o più passioni di cui essere esperti e attorno a cui costruire un prodotto turistico, quindi la passione come valore di legame.
chi potrebbe diventare OTE? Semplice, c'è bisogno di una competenza di base, anche il falegname ha una competenza di base, il campanaro ha una competenza di base, ma hanno competenze di base per diventare OTE le guide turistiche, le guide escursionistiche, le guide di bike, gli accompagnatori, i sommelier, i cuochi, gli artigiani, gli artisti, i fotografi, i contadini. Ecco, in altri termini, allora, sembra che in Italia abbiamo in molti questi prerequisiti. E in altri termini, davvero, potrebbe avere successo l'obiettivo iniziale, facciamo felice il mondo. E allora i prerequisiti di base sono certamente un livello di cultura pari a un diploma di scuola superiore, l'evidente empatia a cui prima facevo riferimento, la capacità pregressa di gestire gruppi, ma soprattutto l'evidenza di una o più passioni. Se ho la passione dell'aiutario, saprò sicuramente creare relazioni, emozioni attorno a questo lavoro. Ultima competenza, ma non ultima per importanza, è chiaro, almeno l'inglese, almeno uno o più lingue straniere. Ciò che c'è di più bello, almeno per me, che ho una formazione da sociologo, è questa slide. L'OTE riesce a creare reti nei territori. Quando fate reti in Italia, sembra uno degli obiettivi più ambiziosi. Una delle difficoltà più insormontabili. Ebbene, l'OTE tra il territorio e il mercato crea la sua rete che lo aiuta ad erogare l'esperienza e quindi coinvolge l'artigiano, il contadino, il vignaiolo che diventano i suoi fornitori, i suoi partner, coinvolge il comune, la comunità montana, la Proloco, che sono le istituzioni pubbliche e private. Quindi l'OTE crea la sua rete nel territorio, ciò di cui i territori italiani hanno bisogno e ciò di cui a Salvi sappiamo l'esperienza concreta che nel pomeriggio ci verrà presentata. L'OTE però lavora nel rispetto della filiera, nel rispetto della legalità, contro l'improvvisazione, abbiamo detto finora, ma nel rispetto della filiera sta a significare che l'OTE ha una sua agenzia di viaggi di riferimento, un suo tour operator di riferimento e di conseguenza rispetta anche quest'altra parte del mercato che organizza l'offerta. Quindi nel caso del progetto Artes, nell'architettura di sistema, oltre ad Artes SRL società benefit, abbiamo messo in piedi John Place, il club di prodotto, delle esperienze validate e certificate con il marchio John Place. Ecco, la figura dell'OTE al servizio di una nuova organizzazione che il sistema Italia deve affrontare, un po' la sintesi delle cose che finora ho detto, con le DMO regionali, con le reti e i consorzi negli ambiti territoriali, ma soprattutto con l'OTE. Ecco, questo è l'ambito di azione di un progetto di destinazione secondo il processo operativo di Artes. Sarà poi un altro incontro che Maurizio Testa illustrerà il processo strutturato in 10 punti per far sì che una località diventi destinazione di turismo esperienziale. Molti sono gli sbocchi degli operatori di turismo esperienziale.
alcuni per diventare destination manager hanno, tra virgolette, fatto la gavetta prima come OTE, perché l'OTE ha un privilegio, quello di relazionarsi con le risorse del territorio, e spesso il destination manager non ha questo privilegio. Ecco quindi i diversi sbocchi, ve li lascio leggere per essere anche un poco più breve, ed è un ruolo quello del Norte che alza l'asset delle risorse umane, dell'offerta di turismo in Italia. John Place, il credo di prodotto a cui prima facevo riferimento, e che mette insieme in un catalogo, potete visitare il sito, tutti i prodotti esperienziali che sono stati finora allestiti. Io vi parlo come presidente di questa associazione, ASOTES, Associazione degli Operatori di Turismo Esperienziale. ARTES si trova oggi al 66° corso, ha già formato con il corso base più di 1000 operatori di turismo esperienziale e ha specializzato circa 150 operatori, di cui almeno 100 sono nel catalogo 2023. Ecco, concludiamo con la fotografia che ci piace. L'Italia può far felice il mondo, adesso c'è bisogno degli italiani. Grazie. Grazie professor Barbuto. Vediamo, la domanda è la cultura dell'accoglienza. Sarò molto sintetico, già abbiamo fatto la differenza tra turismo di destinazione e turismo di motivazione e abbiamo già evidenziato, messo il dito nella piaga, ciò che in Italia è difficile fare è fare rete, però al tempo stesso è anche trasferire e far crescere competenze nei territori. Non sempre noi al ristorante incontriamo il cameriere che ha la possibilità di abbinarci il vino al piatto che ci sta servendo. Quindi c'è bisogno di accoglienza in tanti termini. Non dico che avremo bisogno di camerieri che siano dei sommelier, ma avremo bisogno di uno Stato che non solo investa nella formazione degli operatori di questo settore economico così importante che oggi, secondo le ultime statistiche, conta il 15% del PIL, ma lo Stato che invece controlli gli investimenti che vengono fatti nel turismo. Gli investimenti ne vengono fatti a IOSA nel turismo per fare la formazione, ma si vede che non hanno il risultato che noi auspicavamo. Grazie.